Tutti Beh, io pronti devo andare. perché... Oh, madonna, Peru. Ma dove Pure... sei? È Dove sei, cazzo? sabato! È il cane che mi uccide lo Ma stesso, che di... c***o pisce anche sabato, Mi spiace per te, Robin. Trovo un modo per non farlo pisciare anche di sabato, è morto. Di sabato era con il cognome di un collega di mio fratello. Si chiamava Di Sabato. Ciao a tutti, il popolo del tubo. Benvenuti finalmente, ragazzi, sulla serie Abbonati. È da tanto tempo che dicevo di aprire questa serie, ma c'era un problema. Non c'erano abbonati. Adesso gli abbonati ci sono. Non è E vero. In realtà io non sono adesso. abbonato. Manco io. Vabbè, ma Diciamo. infatti non state in gioco, non state in gioco. No, voi siete così infiltrati. Bravino. Allora, ragazzi, siamo qui sulla Süderman. La serie la facciamo sulla Süderman 2.0. Perché? Perché questa è una mod dove ci sta la produzione di farina e di compost. E siccome c'è la produzione di farina e di compost, noi facciamo la serie qua. Come vedete, abbiamo due campi, uno a Barbabietole, tutto già raccolto e anche erpicato ed arato da Giorgio, che è il primo abbonato che è con Ciao a noi. Ciao tutti. Giorgio, Giorgio ricordiamo da Savona. E poi abbiamo Cristiano. Sì, tu sei di Savona. E poi... E poi la... E dai, che poi mi scordo le tagliate. Allora, e poi... Sì, vabbè, vomitate. E adesso... E adesso... E Cristeco 82. E Ciao a Cristeco 82. tutte! ChrisNake82, amico e abbonato del canale, vi ricordo per partecipare a questa serie esclusivamente riservata agli abbonati. Sembra che stava a Io fare ho una domanda per Chris. Sì. Dimmi. Perché ti sei abbonato? Perché sostiene Robby. Sostiene Per Robby? sostenere Robby. L'Hobbit. Lui sostiene gli Hobbit. Dai, dai Robby, riesco a caricare. Allora, stiamo raccogliendo le patate con Chris e questa l'ho, come si dice, affittata. E infatti ci abbiamo rimesso perché penso non le faremo 25.000 euro le patate, però va bene. Quanti chili abbiamo fatto già? Tanti, 163. tanti. E Giorgio intanto, come vedete, sta erpicando. Volevo fare un'inquadratura figa, invece l'inquadratura mi è entrata dentro. Ok. Giorgio, come ti senti? Anzi, manca erpicando, sta arieggiando. Sta arieggiando come quando fai le puzzette in una stanza e apri le finestre. Giorgio, un com... Ok. Beh, più o meno è quella cosa lì, no? La stessa... Dov'hai, Chris? Sulla Oh, sono super... sbagliato, dovevo girare su Ah, questo. ok. E quindi qua, ragazzi, ci faremo le patate. No, le... che avevo detto, Gio? No, le patate, Ah. Il mais, perché ragazzi, iniziamo subito così, con la trinciatura, però tocca capire se iniziamo col trinciato da biogas o con le mucche, Gio. Tu che sei l'esperto. Che ci consigli? Dipende cosa vuoi fare, se rientrare subito dei soldi o rientrare dei soldi ma Tu cosa consigli, diluiti. Giorgio? Che, e ricordiamo che Giorgio nella vita reale trincia. Gioca a farmi. Trincia. Vabbè, a parte quello sì. Con Che devo fare il corriere? Non ho capito. i trattori veri, ho Ah, detto. Giorgio, cosa consigli tu? Fa conto che questa sia una riunione aziendale. E io so, capito, il cosino e ti dico, capo, come... Vabbè, allora a sto punto ti dico, su farming, secondo me ti conviene comprare il biogas. Oh, mo vediamo quanto costa. Anche se la prima volta spenderai solo soldi perché il biogas probabilmente costerà più di quello che andremo a Ah, guadagnare. tra l'altro, ragazzi, ho comprato sti due... Ecco, sta parte qua è la parte che ho comprato. L'ho pagata quasi 800.000 euro, quindi non c'è più una lira. Vediamo, James, quanto costa il biogas. Ah, James e Peru stanno qui come ospiti. Non so se li avevo presentati. Ciao, James, ciao, Peru. E stanno qui come ospiti perché Mi loro... sento offeso. Anch'io. Perché? Che non c'è Sfaruca. Ma... perché... No, 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 Non si no, queste dice. cose non si dicono. Family friendly. Ah, ok, aspetta, taglio. Taglia! Ok. Spero che mi ricordo.
vi ricordate gli altri anni, sì, con i tagli, vabbè. Solo che gli altri anni c'è cagava nessuno, quest'anno li guardano i video. Allora, scusa. Niente. Il biogas è Giorgio, costa 155.000 euro, quindi si può comprare, è comprabilissimo. Quanto? 155.000 euro. Beh, è tanto? Infatti. Non è tanto, okay. Dai, beh, sono bravi allora questi. Ti direi che allora conviene fare tutti e due i campi a mais per avere più resa e... Sì, facciamo mais su tutti e due i campi, Chris, così facciamo più resa, tanto per adesso siamo noi questi qua. Ragazzi, sì, è un sì. Ok. Allora, volete partecipare a questa fantastica, super mitica, fantastica serie... vi do in abbonamento. Ti tocca a Bonav. È fantastico. Come diceva mio nonno, caro mio. Comunque sto video devo ricontrollare tutto perché. Oh, so pieno. Fai qualcosa. Oh, un attimo che. Ma comunque sto 3-1-3 non va, raga, Gio, ma che gli hai fatto? Ma perché mi insulti Fender? Non va, non è che ti insulto il Fender, no, non ti ho detto la Fender, ho detto sto tratto. Secondo me non hai fatto il coso del motore lì. Ho detto il motore non va, cioè, mo prova, aspetta, va, lo porto un attimo in officina, Chris, scarico. Modifica. Sì, scarico. Il 313 è il più grande che c'è. Non ci sono altre cosine configurabiline? No. Apre te sesamo. Ho capito, ma qui i soldi per non è che li defecano gli asini, come si dice. Come no? Abbiamo 326.000 euro, per... In modo curioso, wow. Di dire. Potrebbe starci anche un trattore migliore, però quello lì è un... Ma mo coi soldi del biogas, sicuramente... Ma tanto poi finché non entra nessun altro qua, cioè bastano due o tre trattori. Tanto ci sarà sempre uno sulla metitrebbia che sarò io. Esatto. Che vai in cucina. Io vado in cucina. No, adesso qui quando registro sono costretto, ragazzi, a mettermi il cosino. Un attimo, ma l'ho spinto Rec, un attimo. Ah, ok, l'ho spinto. Scusate il piccolo taglio che non so se lo farò, tra l'altro. Non so. Non so se lo farò. Wow, guarda Giorgio qui come ha arieggiato. Mi dispiace quasi camminarci sopra. Gio, mi dispiace camminarci su. Hai laggato come una falena morta, che dici Gio? Non potevi passare dall'altra parte al posto di pestare tutto quello che hai. Ma senti un po', ma nella vita reale, quando uno erpica, non ci si passa sopra? No. No. Quindi semini con l'aereo. Magari la seminatrice va in combinata. Vabbè, per dire. Abla hal. E allora, famo l'ultima strisciatina con Chris. E poi qui, ragazzi, c'è anche da comprare. Non so se ce l'abbiamo i seminatrici da mais. Sì, ce n'è una. Ok. Perché poi tocca vedere che famo. Perché Chris non so se vuole seminare. Semini, Chris, che dici? Se devo seminare a 3 metri? Che dici, raga? Ne compriamo due, ne affittiamo una? Seminiamo in due? Perché poi dopo Giorgio, quando finisce... A parte Giorgio qua, io ci ho un altri 6 anni per ripuntare. Sì, ma quel campo di là è già finito, Io poi dopo sto facendo 4 metri e la seminatrice da 3 e mezzo. Porca pupettola. Vabbè. Avete sentito come Mauro censuro per Google, è qua. Allora, Peru, un commento. Grazie Peru. Sei stato illuminato come al solito. Patate dentro la cabina! E patate dentro la cabina, aspetta. Porco cane, c'è la cabina piena di patate. C'avemme patate. Mo le vado a vendere, c'avemme patate, c'avemme carciofe. Oh Chris, tocca andare a vendere tutto. Ecco che tocca fa. Mentre che Luca qui finisce il campo. No, tutto, Robby, no, aspetta. Cosa? Devi andare a vendere tutto. Fammi i soldi. Sì, ma se guarda i prezzi come sono. Aspetta. Giorgio, scusa. E allora? Anche più zicco. Bravo Peru. Un attimo Gianluca che sono subito a te. Dimmi Luigi. Allora, vediamo un attimino i prezzi. Allora, in questo momento la patata sta a 4,59.
Voi pensate che lui abbia dei problemi, ma in realtà ha dei grossi problemi. Robby, fallo andare un po' su così prendi più soldi, no? O se no manda un po' avanti il tempo. Ma che te dico, Joe, io andrei a Venne senza troppi sotterfugi. Se dice sotto... Ma sì, andiamo a Venne qua, Chris, a GHBZN, ma che ce frega. Ma che c'è... Chris con cosa viene con la carizzola? Oh, Chris, è da restituire quella che sta a noleggio, quella si paga, eh? Restituiscila. Aspetta, la restituisci io, però devi scendere, se no non me la fa restituisci. Sono sceso. Ok. Che fai, la restituisci dal menù, ma la porti al negozio. Sì, sì, no, la sta a portare al negozio, Andrea. L'ho portata al negozio. Sì. Allora... Allora adesso Chris, come facciamo a Navenna? Allora senti, comunque tre trattori ci servono, perché allora uno va a fare viaggio a Venne casomai e uno semina. Come ci organizziamo, Gio? Dai, sei tu quello che sa fa ste cose. Allora facciamo una cosa. Io le consiglierei di prendere un bel però poi dopo non abbiamo più i soldi. Dimmi. E intanto vendiamo mo con le patate. Prenda. Aspetta che hai laggato, ho capito. Compra un freddo. Che hai scaricato? Patata. Dimmi. Sì. Converrebbe prendere un... No, beh, prendi un case Puma. Case Puma CVX. Allora, ci so da Venne, 200, quasi 200.000 litri di patate e 130.000 di barbabietole. Allora, case Puma, quale prendo? Ma prendi anche quello più piccolo, il 185, tanto ha 225 cavalli. Come lo vuoi te? Il Puma, questo qua, da 225 cavalli. Sì, il Puma 185 CVX. Oh, ciao, vuoi fare? 185 CVX e che devo fa? Lo compri. Comprarlo proprio, comprarlo? Intanto ci prendiamo i tuoi soldi, tanto serve un mezzo in più. 188.000 euro così? Sì, scorpo spendo anche io adesso. Vabbè, poi? Poi dopo compri un rimorchio. Sì, qualo? Della categoria Carrelli. Qualo? E direi ho un Joskin 3 assi, quello il Trans Space 8000. Ok. Il Bandit 7. Costa troppo il Bandit, ve compro un Trans. Se compri un bel Massey Ferguson 7700. Per no. Ormai abbiamo comprato questo. Ok, poi facciamo così. Ma costa meno. Siccome è un po' irrealistico spawnarlo in farm, noi che facciamo? Distraiamo chi sta guardando il video, quindi di qualcosa, di una barzelletta, Gio. Grazie Giorgio. Era sì. Che Robby non ha problemi. Ok, perfetto, siamo in farm e quindi con questo vado a vendere io, ok? Io le patate le vado a vendere al Ledley. Quello migliore. Qual è quello migliore? Fammi vedere. 719. Ledley sarebbe il Lidl Tarocco. Sì, è il Lidl dei cinesi, il Ledley. Ok, pure io vengo là. Aspetta. Vieni con le patate? Vengo con le patate, sì, vengo al Ledley anch'io. Tanto c'ho un gioscone che si chiama gioscone perché è grosso, c'ho un gioscone da Family Friendly, eh. Sì. Sì, sta puntata sarà proprio Family Friendly, sì, in un taglio. Ok. Ma che devi tagliare? È scritto proprio così, è Family Friendly. Ok. Intanto sto a caricare. Ammazza qua che effetto luci con l'abbaglianti. No, l'abbaglianti. Come si chiamano quelli che fanno... Come si chiamano, Gio? Lampeggianti, bravissimo. Allora. Perché l'abbaglianti sono quelli che fanno... Ciao. Gli abbaglianti. Allora, io adesso devo dire che non conosco bene la mappa, quindi c'è il grosso rischio di perdite. Come mai conosco bene una mappa? Mai. Robby, ma ti conosci almeno le tasche dei tuoi pantaloni? Sì, e c'hanno pure un buchino. Allora, adesso passo in su.
Devo passare per la strada principale, vero? Per la strada principale. Sono rimasto con 2000 euro perché mi sono comprato un... Per il campo delle patate che abbiamo fatto, poi c'è qua la strada. Io ho capito cioccolata e poi non ho capito più. Allora, vediamo no. se... Tanto taglio tutto. Allora... Io devo andare. Io mi sono perso. Ah, era di là, dall'altra parte. Ok Peru, grazie di essere stato con noi, mi raccomando, se vuoi abbonati anche tu e noi ci vediamo. Attivati il canale. Io sono arrivato al Lidl dei cinesi qua e mo scarico. Aspetta, signora, signora, mi legga la mano. Mi legga la mano. Mi sono fatto leggere a mano, Chris. Allora, entriamo qua. Mettiamo qua. Ok, ok, scarichiamo. Oh, mo già vediamo subito. Anch'io. Ciao, ciao Peru, grazie di essere stato con la campanella attiva. Ok. Sto scaricando entra il motore di Chris io praticamente. No, sono indietro io. Allora Chris, io ho fatto 22.000 euro. 22.000 euro. Robby, te che rimorchio hai? Il Joskin. Allora... Chris prende di meno, prenderà sui 15. Adesso voglio passare per il campo, così salutiamo Giorgio. Però raga, bisogna passare sulla parte quella ancora da fare, sennò Giorgio si arrabbia. Tanto stai passando perché sto tagliando il campo in metà. Eccolo, eccolo, guardate Giorgetto come sta erpicando. Giorgio, no, stai arieggiando. Giorgio, un commento su questa arieggiata. Oh, scusa, aspetta che ti ho chiuso. È meglio che si sposti perché sennò Un commento su questa arieggiazione. Grazie Giorgio, sempre molto profondo. Ok, tanto sono commenti che mi vengono proprio dal cuore. Sì, sì, si è sentito anche un po' dal fegato, secondo me questo ti è venuto. E adesso andiamo a venire pure sto giro, Chris. Cosa ha fatto che mi ha pestato? speravo che ne avessi visto. Il trattore più lento a me l'avete dato, eh? Purtroppo. Allora, io venivo da destra. Mi scusi, eh? No, è inutile che lei suona. Ma m'ha tamponato uno. Chris. Caso che tu venga da destra o da sinistra. Adesso lei scende e facciamo. Questo è uguale a mio fratello. Abbastanza guida. Allora, un saluto, tra l'altro. Spero che tuo fratello non guardi solo. Tecnicamente no, Chris, ci siamo incastrati qua. Aspetta un attimo, mandalo via questo perché sennò. Ok, l'hai sverniciato, Chris. Ma poi questo perché entra qui? Che questa è strada privata. Comunque, raga, sto video sta a venire anche troppo lungo, già mi tocca tagliare una cifra. Allora, ragazzi, questa è la prima puntatina della serie abbonati, ne seguiranno altre con i miei amici abbonati, quindi ragazzi, se volete sostenere il canale e in omaggio, insomma, avere tanti altri, come si dice, Andrea, tante altre cosine, vantaggi, bravo, non mi veniva la parola, tra cui un gruppo Telegram con il sottoscritto, ma anche partecipare, come vedete, alle serie con il sottoscritto sono io, per chi non lo sapesse, basta diventare appunto un abbonato, che anche se la cosa principale dell'abbonamento è sostenere il canale, ma Robertino vi regala anche questi vantaggini. Quindi io ringrazio tutti gli abbonati, anche quelli che non sono presenti qua, poi ringrazio Chris. Ciao ragazzi, grazie a voi. Ringrazio Giorgetto. Ciao a tutti, grazie. Ci tocca continuare stasera, Giorgio, porteremo avanti questi duri lavori. Poi ringrazio Pedro che ormai se n'è andato, ringrazio Andrea qua che ci ha fatto compagnia. Ciao a tutti e mi raccomando, abbonatevi. Abbonatevi. Che era una minaccia. Ragazzi, detto questo, io vi do tanti bacini. Sono molesto, Andrea, cambio. Si potrebbe fare tipo una pubblicità tipo Teleton. Cioè? Tipo abbonatevi per aiutare Robby Mello. Donate. C'è la polizia qui, andiamo piano. Tanti bacini a tutti, ma noi bacini, proprio le ossa, Andrea.
i bacini. Ah, ok. I bacini. No, scherzo, salutino a tutti e noi ci vediamo al prossimo video. Serie abbonati, che adesso la porteremo più spesso. La porteremo più spesso, viva Giorgio! Ciao! Ciao. Vabbè. Succedono cose strane.